cos'è l'alimentazione anti-aging? Quindi consiste nell'introdurre il più possibile le sostanze cosiddette antiossidanti, cioè quelle sostanze che bloccano l'azione dei radicali liberi. Cosa sono i radicali liberi? Diciamo che sono un po' come degli elettroni impazziti che molto spesso creano delle reazioni a catena che sono delle reazioni molto negative per l'organismo, per cui l'azione dei cibi antiossidanti blocca l'azione dei radicali liberi. Ecco perché è fondamentale introdurre alimenti quali verdure e frutta, soprattutto perché sono gli alimenti che contengono in assoluto maggiore quantitativo di antiossidanti. Tra la frutta ricordiamo soprattutto i frutti rossi, quindi mirtillo, uva. Il mirtillo proprio è in cima a una classifica che viene detta ORAC, e quindi che è il più ricco in assoluto in antiossidanti. Poi non possiamo dimenticare il melograno. Non possiamo dimenticare anche tutti i frutti, per esempio le prugne e anche gli agrumi stessi, quindi sostanzialmente i frutti rossi. Ricordiamoci che di scegliere il rosso come antiossidante. Tra le verdure ricche di antiossidanti ricordiamo in particolare le brassicacee. Le brassicacee sono ad esempio cavoli, broccoli, rape, cavoletti di Bruxelles, che contengono tantissimi antiossidanti, tant'è vero che vengono molto consigliate anche per l'alimentazione antitumorale. Quindi, mi raccomando, nella nostra alimentazione introduciamo sempre questi cibi di cui si è parlato, cioè frutta e verdure in particolare, perché effettivamente ci aiutano tanto a mantenerci giovani.